Gesù è il ristoro della tua vita. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo, leggiamo e proclamiamo il Vangelo di oggi, Matteo 11, 28, 30. In quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Amen. Carissimi amici, ecco che i tre versetti che oggi abbiamo ascoltato sono davvero molto importanti, essenziali non solo in questo tempo dell'anno, dell'estate, ma anche perché il ristoro di cui Gesù parla è un ristoro rivolto a tutti quei giudei che si sentivano oppressi dal peso e dal giogo di tutte le prescrizioni che gli scribi e i farisei avevano loro addossato. Ecco perché Gesù dice: sono venuto io, inviato dal Padre, il Messia, l'unto di Dio, per alleggerire tutte queste prescrizioni. Sono venuto a portarvi la libertà, perché noi siamo salvi grazie al sacrificio di Cristo, alla sua morte sulla croce, non per i nostri meriti, per le nostre opere. Ecco di che cosa si tratta e in che cosa consiste il giogo dolce e soave e il peso leggero di Cristo. Certamente che quando noi accogliamo la proposta sua, non è che non avremo problemi, non avremo difficoltà, perché Gesù lo ha detto che è stretta la via che porta alla salvezza, larga invece, spaziosa, è quella che conduce alla perdizione. Oggi ci sta dicendo: guardate diritto, fissate il vostro sguardo a me, perché io posso alleggerirvi, io divento il vostro ristoro. Chi confida in me non sarà deluso. Anzi, Gesù dice, in un modo antitetico e molto particolare: il mio peso è leggero. Se voi portate il mio giogo, e giogo per definizione è qualcosa di pesante e anche di negativo, è dolce il mio giogo. Cosa significa? Vivere con Gesù significa vivere bene, dolcemente. Nel mondo c'è il pensiero che stare, vivere con Dio si è appesantiti. Non puoi essere libero di scegliere, di decidere come gestire la tua vita, ma in realtà chi è in Dio vive da libero. Ha un cuore leggero, dolce, perché riposa in Dio. Ma questa esperienza la si può fare solo quando il proprio cuore è aperto a Lui, è aperto alla Sua parola, si fida di Dio. Se io non mi fido di Dio, penserò che Lui è un despota, è un padrone e mi schiavizza e non vuole che io stia bene e ha un progetto terribile per me. Ma se io mi accingo a Lui, alla Sua parola e vedo e scopro che è un Dio di amore, che è un Dio di misericordia, allora sperimenterò anche io che questo giogo in realtà è dolce, che il peso di Cristo è leggero. I veri pesi sono quelli umani, sono della nostra presunta libertà, quello è il peso. Faccio quello che voglio, dico quello che voglio, dico quello che penso, vado dove voglio, sto con chi voglio. Questo significa seguire la carne. Pur essendo la mentalità odierna, difendiamo i pensieri di tutti. San Paolo dice: chi segue la carne nei propri desideri è schiavo della carne, soffoca lo spirito e porta alla morte. Ma se io seguo i desideri dello Spirito Santo,
allora vado alla vita e vivo la vera libertà. Essere liberi significa seguire Cristo, perché Lui ha inchiodato sul legno della croce i miei pesi, le mie dipendenze, le mie difficoltà, le mie malattie e le mie schiavitù. Fratelli e sorelle, apriamoci a Lui e diciamogli: entra, Signore Gesù, nella mia vita, entra nella mia casa, entra nella mia famiglia. O Signore, voglio sperimentare che Tu sei il ristoro del mio cuore, il ristoro della mia mente. In questa estate vengo a Te per rilassarmi, credendo e proclamando che solo in Te l'anima mia riposa al sicuro. A Te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi: Gesù è il ristoro della tua vita. Proclamiamolo e anche annunciamolo ai nostri amici, ai nostri parenti. È la verità che ci rende liberi. E per viverlo davvero nella pienezza, noi vi invitiamo questo venerdì alla prima serata in vacanza con la Bibbia, un modo particolare, speciale di comprendere come la Bibbia mi aiuta a rilassarmi davvero, a vivere nella pace. E invece domenica 4 agosto, una giornata relax in Cristo, qui a Strona, una giornata dove sempre alla luce della preghiera e della parola vivremo rilassati. E chi si rilassa in Dio sta davvero bene. Tutte le iscrizioni le potete fare sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!